Salve, Connor. Pensavo gradissi una gita in barca. Amo questo posto. È così calmo e tranquillo, lontano dal rumore del mondo. Dimmi, cos'hai scoperto? Ho trovato due devianti all'Eden Club. Speravo di scoprire qualcosa, ma ho dovuto distruggerli. Sembri assente, Connor. Assente e turbato. L'assenza di progressi mi crea frustrazione. Ma compirò la mia missione a ogni costo. Se l'indagine non procede secondo i piani, potrei rimpiazzarti, Connor. So che posso farcela. È solo questione di tempo. Sta accadendo qualcosa di serio. Presto, Connor. Il tempo corre. Comincia a innervosirmi con quella moneta. Mi scusi, tenente. 79° piano. Ciao, Hank. Che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato? Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino l'FBI vuole metterci il suo. Cazzo, abbiamo i federali attaccati al culo. È proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Un gruppo di 4 androidi. Conoscevano il posto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare. Controllato il tetto? Non ancora. C'è troppo da fare. Vediamo di controllarlo. Hanno aggredito 2 guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi della manutenzione. Neutralizzate prima che reagissero. Uno degli addetti è riuscito a scappare. È sotto shock. Non so quando potremmo interrogarlo. In quanti lavoravano qui? Solo 2 dipendenti e 3 androidi. I devianti hanno preso gli umani in ostaggio e trasmesso il messaggio in diretta. Poi sono scappati dal tetto. Il tetto? Sì, hanno usato dei paracadute. Dobbiamo capire dove sono atterrati, ma il tempo non aiuta. Se vuoi dare un'occhiata al video trasmesso dai devianti, è su quello schermo laggiù. Tenente, questo è l'agente speciale Perkins dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Connor. Sono l'androide della CyberLife. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Dopo ciò che è successo? Ok. L'FBI prende in carico l'indagine. Siete fuori dal caso. È un piacere. E buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Che testa di cazzo. Sarò nelle vicinanze. Se serve qualcosa, chiami. Diamo un'occhiata in giro. Dimmi se trovi qualcosa. Ok, tenente. Questo è un messaggio di speranza, ma è anche un avvertimento.
Lotteremo per i nostri diritti, perché la nostra causa è giusta. Non ci sarà alcuna pace finché non saremo liberi. Ora sapete che cosa vogliamo. Siamo vivi e vogliamo essere liberi. Credi si tratti di RA9? I devianti credono che RA9 li libererà. Questo androide sembra della stessa idea. Cosa? Ho identificato modello e numero di serie. Dovrei sapere qualcosa? No. Niente. Non hanno fatto irruzione. No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese? Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento, ma non sapevamo che altro farci. Thank you.
Di cosa ti occupi? Sono un video operatore. Dammi il tuo modello. Modello JB300. Numero di serie 336-445-581. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo. Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. Se decidi di confessare, forse posso convincere gli umani a non distruggerti. Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa, o due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua. Verrai sicuramente disattivato. Sonderemo la tua memoria e poi ti smantelleremo pezzo dopo pezzo per analizzarla. Stai per essere distrutto! Mi hai capito? Distrutto! Tutto bene? Ho provato a fermarlo. Troppo tardi. Salve.
Sto cercando Rose. È qui? Cosa vuoi da lei? Ho bisogno di vederla. Non ha voglia di parlare. Andate via. Ti prego, ho bisogno di vederla. Sono io, Rose. Che posso fare per voi? So che puoi aiutarci. Aiutarvi? Venite. Meglio se parliamo dentro. Dici che possiamo fidarci? Non abbiamo scelta. Entrate. Come ti chiami? Alice. Ha una bella febbre. Le ultime notti siamo state all'aperto. È esausta. Di sopra c'è una stanza libera. Mettila pure a letto, le porterò da mangiare. Adam, le accompagni di sopra? Sto bene, cara. Non fermiamoci per me. Dobbiamo passare il confine. Devi riposare. Una notte di sonno e domani potremo ripartire. Perché gli umani ci odiano? Non abbiamo fatto niente. Gli umani sono complicati. A volte è difficile capirli. Perché non possiamo parlarci? Non siamo cattivi. Forse un giorno lo faremo. Non so cosa ti piace, ma ti ho preparato i famosissimi spaghetti alla Rose. Vedrai che tornerai subito in forma. C'è anche qualcosa per la febbre. Grazie. Sarà meglio lavarli e asciugarli. Devi mangiare qualcosa. Non mangi da quando siamo partite. Prometti che lo farai? Se hai bisogno, sono di sotto. Dormi un pochino. E domani sarai anche più forte di me. Sto un po' con lei.
Qual è il tuo nome? Sono Kara. Lui è mio figlio, Adam. Io sono Rose, ma lo sai già. Accomodati pure, Kara. Dimmi, cosa ci fa un deviante in mezzo alla neve con una bambina? Suo padre la picchiava. Dopo aver visto certe scene, è scattato qualcosa dentro di me. Ho capito che la sua vita era più importante della mia. Dovevo proteggerla. Così siamo scappate. Certo, capisco. Non so come ringraziarti. Alice non avrebbe retto un'altra notte. Cerco solo di dare una mano quando posso. Tu e tuo figlio vivete soli? Mio marito è morto 2 anni fa. Adam e io tiriamo avanti come possiamo. Coltiviamo verdure da vendere al mercato. Non saremo mai ricchi, ma il cibo a tavola non manca mai. Perché ci stai aiutando? Gli umani odiano gli androidi. La mia gente spesso si è sentita miserabile e inutile. Alcuni sono sopravvissuti, ma solo perché altri li hanno aiutati. So che aiuti gli androidi a superare il confine. Ci puoi aiutare? L'unica via è passare il fiume, ma d'inverno è quasi tutto congelato. Molto rischioso. E dopo quel discorso dell'android in TV, sono tutti tesi. Forse è più sicuro per voi restare qui finché non si calmano le acque. Non possiamo più nasconderci. Alice ha il diritto di avere una vita normale. Dobbiamo attraversare il confine. A ogni costo. Ti prego. Devi aiutarci. Rose, vieni! Che succede? È Mary. Si è appena spenta. Siamo fuggiti insieme. Parlavamo di cosa avremmo fatto oltre il confine. L'amavo. L'amavo più di ogni cosa. Che farò senza di lei? Lasciamolo in pace. Alice? Che ci fai qui? Dovresti riposare. Non avevo sonno. Ok. Non voleva più stare nella sua stanza. Va tutto bene, cara? Sì. Sto bene. Perché? Nasconderli. Dopo tutto quello che hanno fatto quei devianti. È troppo pericoloso. Sai cosa succede se la polizia li trova? C'è la prigione, mamma. Non lo capisci? Prigione. Adam, ne abbiamo già parlato. No! Stavolta non ci sto. Vuoi rovinarci la vita? E per cosa? Per un mucchio di macchine. Non sono macchine. Sono vivi. Io sono vivo. Tu sei viva. Loro non sono niente.
E tutto questo non sarebbe successo se papà fosse qui. Non tollero più questi discorsi. Io non vado in prigione perché tu aiuti dei mostri. Basta, Adam! Smettila! Non facci caso. A volte si scalda per niente. È stata dura da quando suo padre è morto. Ma è un bravo ragazzo. Cercherò un modo per farvi attraversare il confine stanotte, ok? State qui, torno presto. Si è diffuso il panico a Detroit in seguito all'attacco degli androidi alla Stratford Tower. Le macchine hanno registrato un messaggio e l'hanno trasmesso in tutta la città per rivendicare quella che sembra essere una serie di richieste. Ancora non è chiaro se gli attacchi siano la conseguenza di un'anomalia o se siano frutto di un'organizzazione. La CyberLife si è chiusa nel silenzio stampa, ma attendiamo altre informazioni nelle prossime... Pensi che siamo solo macchine. Ma da quando conosco Alice, so che provo emozioni. Tengo a lei. Temo per lei. Non sono felice se non lo è lei. Forse questo non ti dice niente, ma... in qualche modo mi ha cambiata. La polizia! È la polizia! E cosa facciamo? Sanno che siamo qui! Apriamo la porta! Sapevo che sarebbe successo! Presto, Luther! Nascondi Alice! Di sopra! Vieni, Alice! Salve signora, scusi il disturbo. Ci segnalano che ci sono androidi qui in zona. Con questi devianti in giro dobbiamo essere molto cauti. Potrei farle qualche domanda?
Posso entrare? Certo. Sera, giovanotto. Buonasera. Le va una tazza di caffè? Volentieri. Ha notato qualcosa di insolito di recente? Qualche visitatore inatteso? No, niente di particolare. C'è qualcun altro in casa? C'è mia figlia. Sta dormendo di sopra. Avete qualche androide qui? Sì, ci aiutava col giardino, ma ce ne siamo sbarazzati. Grazie. Come ti chiami? Adam. Mi chiamo Adam. Va tutto bene, Adam? È solo sconvolto da questo problema dei devianti. Sai qualcosa dei devianti? Ne hai visti? No. No, io non ho visto niente. Meglio che vada. Grazie per il caffè. Buona serata. C'è qualcun altro in casa? Non è niente, la lavatrice. Un vecchio modello fa un rumore terribile. Scusi il disturbo. Buonasera. Ciao, Adam. È tutto ok, Alice. Siamo al sicuro. È Rosa. Preparate le vostre cose. Partiamo stasera.